Buongiorno a tutti. Buongiorno, inizia il mister come di consueto. Keita è fermo a causa della caviglia sinistra. L'abbiamo ringraziato perché nell'ultima partita si era messo a disposizione per giocare anche se non stava bene. Questa settimana però abbiamo dovuto tenere di conto di questa sua situazione, per cui probabilmente non sarà a disposizione. Poi c'è Manolas che ha preso questa botta nel piede che ogni tanto gli riaffiora un po' di dolore, per cui va un po' gestito, e oggi ci sta anche di non vederlo dentro le immagini, e di conseguenza è stata una valutazione nostra, no? Che qualcosa gli sia poi accaduto all'ultimo momento e che non sia in condizione di partecipare alla partita. Ecco. Rientrano Torosidis, Florenzi, Falche, Ucian, che avevamo detto aveva avuto quel problema respiratorio. Gionberg l'abbiamo già detto l'altra volta, è rientrato, ha fatto tutta la settimana, non è tornato indietro dal lavoro fatto e di conseguenza è a disposizione. Poi si rifanno complimenti a Ranieri perché ha fatto veramente un'impresa, come ho già detto, anche io non ricordo un'impresa di questa portata, se vado a pensare indietro, ecco. Per cui lui ha dimostrato di essere veramente uno dei migliori ed è giusto che ora goda di tutto questo successo e di tutto quello che gli viene detto. Tutto meritato, nessuno gli ha regalato niente. Ha fatto un grandissimo lavoro, bravissimo. Possiamo iniziare con le domande. Inizia Paonessa, Roma TV. Eccomi mister. Il Chievo durante tutta la stagione ha dimostrato di essere una squadra molto difficile da battere. Tra l'altro a salvezza ottenuta non ha mai mollato, ha continuato a giocare e vincere anche contro squadre invece che avevano un obiettivo reale. Si aspetta un Chievo spensierato, più aperto in campo per questo motivo, oppure comunque una squadra attenta, pronta anche a difendersi, a aspettare la Roma nella propria metà campo? Tanto c'è da dire che hanno calciatori specialisti per questo tipo di campionato, per salvezze sicure e tranquille. Hanno proprio dei calciatori adatti al campionato che stanno facendo, giocatori esperti per fare poi per lavorare in tranquillità, perché sei sicuro che con loro di loro ti puoi fidare. Poi c'è una cultura, una storia che parte da Malesani addirittura in Serie B, perché io me lo ricordo quando ci giocavo contro con l'Empoli, una squadra bellissima sotto l'aspetto dell'intensità, della tattica, del Neri, il 4-4-2 di Del Neri. E c'è stato anche il periodo di Corini, che a me mi è piaciuto molto il Chievo, anche se poi in alcuni tratti non ha fatto benissimo in alcuni periodi. Marana adesso, che ha modificato qualcosa, però ha mantenuto poi questo 4-4-2, anche se a forma di rombo. Loro verranno a giocarsi la partita. Verranno a giocarsi la partita perché gli piace far così contro chiunque. Proprio è un timbro. Il Chievo ormai è diventato un marchio del nostro campionato. Difficilissimo riuscire poi a batterli. Il fatto che siano tranquilli e che abbiamo fatto vedere a tutti anche quest'anno il valore di quello che dicevo prima, del loro carattere, della loro qualità, gli dà sicuramente qualcosa in più. E per noi è stato così anche altre volte di incontrare avversari forti, per cui a noi non ci cambia molto.
Calicchia, Roma Radio. Strootman contro il Genoa è tornato a giocare 90 minuti. Può essere considerato un'arma in più per le ultime due partite e dal punto di vista emotivo come l'ha visto nei giorni successivi alla partita? Lui è una macchina, è sempre uguale. Lui, fin dal primo giorno che l'ho visto a disposizione dentro il gruppo, è sempre stato uguale. Si allena sempre alla stessa maniera. Lui, anche se tu vuoi far diventare un allenamento meno intenso, lui vedi che va alla ricerca del massimo da metterci dentro, perché ha bisogno di toccare quel livello lì per essere poi dentro la figura che gli piace essere, dentro il leader, il campione, il giocatore che vuol sempre impegnarsi al massimo per raggiungere il massimo. E quando è tornato, probabilmente dentro se stesso ha avuto anche un aiuto, un segno, un segnale che poi aveva lavorato bene, è stata una conferma di quello che ha fatto, un merito per il suo impegno. Però lui è sempre alla stessa maniera. Quando inizialmente gli avevo detto era dentro la Champions e poi non c'era più, è venuto in allenamento, ha rifatto la stessa cosa uguale. Perché vi ricordate che io avevo commesso quell'errore. Poi magari ti dispiace e tu vai dentro la settimana e tu pensi che lui un pochettino sia disturbato da questo, invece no, è venuto sempre lo stesso, per cui lì tu ti rendi conto con quale persona tu hai a che fare, ecco. Giocato la prima partita veramente importante, ha giocato una partita veramente importante e da campione qual è, da livello che ci si aspetta da lui, considerando che ce ne sono altri che hanno giocato dal livello come il suo, perché ci sono altri calciatori forti in questo reparto qui, e è difficile poterlo dire adesso perché potrebbe anche sminuire quella che è la qualità di qualcun altro dicendo se c'è o se non c'è, ecco. La formazione si fa domani. Angelo Mangiante, Sky Sport. C'è un importante fatto nuovo domani, importantissimo fatto nuovo, che è il ritorno del grande pubblico, 60.000 spettatori. Cosa significa per voi? Per noi significa molto, significa prima di tutto avevamo nostalgia, ogni volta si arrivava allo stadio si chiedeva quanti spettatori ci sono oggi, essendo abituati a quel tipo di calore e di affetto lì, quel tipo di abbraccio, e significa ritrovare un grandissimo amico che per un periodo che precedentemente ti aveva aiutato moltissimo in tutto quello che era il tuo modo di lavorare, il tuo modo di essere, il tuo modo di stare in vita, e poi per un periodo non ha potuto più aiutarti, ora lo ritrovi e è un grandissimo piacere, un ricominciare con una forza maggiore, e quando si ha una curva, una squadra bella, ma una curva bellissima, poi diventa tutto più facile se si lavora nella stessa direzione insieme, ecco. Zucchelli, La Gazzetta dello Sport. Buongiorno, lei ha detto la formazione si fa domani, però io una domanda gliela faccio, ci provo. Totti può giocare titolare? Secondo me Totti
sta facendo perfettamente quella che era la figura che speravo diventasse, perché in termini di presenza dentro la squadra, dentro il gruppo, in termini di condizione fisica, in termini di intensità e di qualità dentro gli allenamenti, di lunghezza, di scatti dentro gli allenamenti, sta facendo perfettamente quello che volevo e io sono molto soddisfatto del suo contributo. Pinci, La Repubblica. Salve. Si sente? Io volevo dirle, le ultime 7 partite Dzeko è partito da titolare soltanto una volta. Vi volevo chiedere, non ho capito, nelle ultime 7 partite Dzeko è partito titolare soltanto una volta. Mi chiedevo, è perché la squadra ha trovato un equilibrio senza di lui o è perché magari da parte di Dzeko sta mancando ancora qualcosa? Lei lo aveva un po' stimolato un paio di settimane fa da questo punto di vista, mi pare. E non capisco, non capisco, non ho capito. Tu vai troppo forte, va più piano. Okay. Ho capito davvero, dammi tanto. Dicevo, nelle ultime 7 Dzeko ha iniziato dal primo minuto tra i titolari una volta soltanto. Questo l'ho capito. Okay. Mi chiedevo se è perché la squadra funziona, ha trovato un equilibrio senza di lui, cioè con il falso 9, se così si può dire, non lo so, o se è perché da parte di Dzeko sta mancando ancora qualche cosina, come lei aveva più o meno detto un paio di settimane fa, se non ricordo male. Scusa, ma qual è l'obiettivo di questa domanda? I gol o perché ti sta simpatico un giocatore? Scusa? Ma l'obiettivo molto saranno sempre i gol? Certo, penso di sì. In 17 partite mi sembra che squadra... No, 7, le ultime 7. Dicevo. Sì, ma la squadra, io parlo sempre di squadra, se no si torna a fare gli stessi discorsi di differenze. Cioè, ognuno può essere parente di chi gli pare. Però, e poi, per me conta la squadra, sono i risultati della squadra. Mi sembra che in 17 partite, quante partite è che sono di 17? Sì. Si sia fatto una quarantina di gol. Gol più, gol meno. Cioè, di che si vuol parlare? Beh, era quello che dicevo io. Cioè... Ti interessa Dzeko? Dzeko l'ho fatto giocare poco. È colpa mia. Se no lui poteva fare di più, poteva dare di più. Non era questo, era capire se forse questa squadra non ha bisogno per far gol di un centravanti. Io la valuto, te l'ho già risposto, io la valuto in condizione dei gol, in condizione dei numeri che fa la squadra. Io devo vincere le partite e devo fare gol. Se la squadra vince le partite e fa gol, io sono là, sono a dama, perché quella è la nostra ricerca. Poi, naturalmente, a uno fa piacere. È chiaro che lui ha delle caratteristiche che gli altri non hanno e se riusciamo a far funzionare le sue caratteristiche dentro questi numeri qui, sono altre possibilità in più. Capisci? Sì, sì, ma su questo sì, però la prima cosa sono gli obiettivi. Gli obiettivi sono di vincere le partite e di fare dei numeri che ti possano far vincere le partite. E quelli ci sono. Per cui con Dzeko, avendo quella fisicità lì, mantenendo le stesse qualità e le stesse caratteristiche che la squadra poi evidenzia in questo momento, probabilmente possiamo metterci qualche cosa di più. Però poi ci vuole il lungo periodo come quello che abbiamo fatto vedere. Lui dentro questi numeri che io ho citato c'è, perché ha fatto il suo. È chiaro che l'ho usato poco e non l'ho fatto sentire così comodo come probabilmente altri, però è sempre stata una scelta determinata da quello che vedo durante gli allenamenti, capito? Io sembrerò noioso, però poi bisogna torni a ridire le stesse cose che ho detto all'inizio. Per me sono importanti poi degli atteggiamenti, dei segnali che mi danno
la possibilità di arrivare al risultato per la Roma. Io dentro la squadra non ho parenti, sempre detto la stessa cosa. Io lavoro in funzione dei risultati per la Roma. Qualcuno di voi lavora anche per qualcos'altro. Io no, io solo per quello. Stai tranquillo che faccio tutto in funzione di quello. Poi ci posso riuscire, non riuscire, ma vedrai che in fondo si ritorneranno a fare gli stessi discorsi, si riprenderà le prime interviste, vedrai che ci trovi una coerenza di comportamento e di modo di ragionare che è sempre lo stesso. Maida, Corriere dello Sport. Eccoci. Buongiorno mister, lei spesso sottolinea l'importanza quasi capitale di questo secondo posto. Nei giorni scorsi invece Sabatini... Io ho detto l'importanza del terzo posto, il secondo posto è un miraggio, un miracolo, lei vorrebbe passare sopra il terzo posto, quello era quasi impossibile da raggiungere per il livello da dove siamo partiti, il terzo posto era quasi impossibile da raggiungere, per cui a questi calciatori, sempre calciatori, tanto gli va dato il grandissimo merito d'aver portato a casa un risultato in quel momento lì quasi impossibile. Sottolineiamo questo, poi mi scuso per averti interrotto e ora si va al secondo posto. Il discorso è legato alla partecipazione alla Champions League sostanzialmente, che arrivi attraverso il terzo posto e quindi il preliminare o direttamente, meglio, con il secondo posto, comunque fondamentale per la crescita di questa società. Nei giorni scorsi invece Sabatini è sembrato un po' preoccupato dal futuro, non ha dato certezze sulla permanenza contemporanea dei due tra i giocatori più richiesti sul mercato. Io non le chiedo ovviamente di smentire il suo direttore sportivo, vorrei sapere soltanto da lei se ha avuto rassicurazioni. Scusami Roberto, perdonami, intervengo. In che momento Sabatini si sarebbe dichiarato preoccupato del futuro della Roma? Ho detto che è sembrato preoccupato, ti dirò anche, di fronte alla domanda sui conti finanziari della Roma, ha detto fatemi una domanda di riserva. Quindi, per carità, non c'è niente di male, ognuno esprime. Magari semplicemente perché, vabbè. Ok, e comunque ha detto che per trattenere Pjanic e Nainggolan, facciamo i nomi, serve una testuale, una manovra a coda di gatto maculato. Quindi quello è intrigantissimo. Ora, non so cosa sia una manovra a coda di gatto maculato, ma sono curioso di sapere se lei in qualche modo ha avuto la rassicurazione dalla proprietà, visto che ha un rapporto con il presidente e parla anche un ottimo inglese, a proposito della permanenza dei principali giocatori. Grazie. Allora, a me è sembrato che abbia detto anche che Raja e Piani ci rimangono, però è un esercizio, è un dialogo che in questo momento io non voglio avere. Fino a che non finisce questo campionato, avevamo già detto in precedenza, mi scuso se non ti rispondo, però... Tutta questa fatica. È vero, però poi farei quello che chiedo, farei quello che non chiedo di fare ai miei calciatori, cioè... Noi abbiamo lavorato sempre per l'impossibile, perché se ti abitui a lavorare per l'impossibile probabilmente alzi l'asta della qualità del modo di lavorare. E ora ci siamo creati un'opportunità che possa avvenire, per cui non posso far guardare in un'altra direzione a questi ragazzi qui, ecco. Poi è chiaro che tutti fanno i loro interessi, però ora mi sembra che dentro la squadra ci sia una ricerca unica, ci sia un obiettivo unico, sono la partecipazione anche quando rimangono fuori, il modo di stare in panchina, il modo di entrare dentro. Io ho visto delle cose nella partita di Genova, degli atteggiamenti anche nell'andare a fare il proseguo della barriera quando ha calciato la punizione Totti, che sono tutti segnali che si cerca
il pelo per dare un contributo, capito? Quello è perfetto, è bellissimo da parte di un allenatore, quello è veramente una goduria. E ora sono tutti sintonizzati per questa partita, perché questa è quella che ci fa raccogliere tutti i frutti degli sforzi precedenti. Per cui io bisogna che rimanga dentro questa attenzione che loro danno a questa partita qui, perché ora la indicano da soli la strada e vanno tutti per quella strada lì. E l'impossibile qualche volta succede. Noi siamo stati bravi a lavorare per l'impossibile e ci siamo creati un'opportunità. L'opportunità passa attraverso la vittoria di domani, stop. Tutto il resto, come diceva il Califfo, è noia. Parisi, Centro Suono Sport. Buongiorno mister, sono qui. Premetto che non è una domanda sul mercato, però le faccio tre nomi di giocatori che in questo momento non vestono però la maglia della Roma, che sono Paredes, Sanabria e Iturbe. Le chiedo quale tra questi tre a fine campionato visualizzerà con più attenzione, studierà con più attenzione, e poi se ci può dare un parere su questi tre giovani su cui la Roma punta molto. Ma involontariamente un mettere in discussione tre giocatori che domani ci possono servire. Questi sono tre buoni calciatori, lo hanno fatto vedere in precedenza. A volte si passa un periodo più bello dove ci riesce tutto, un periodo più carico di difficoltà a fare questo lavoro, però sono calciatori di valore, per cui verranno presi in considerazione, verranno guardati bene. Noi abbiamo uno specialista in fatto di mercato, che è Sabatini, e quello che dice Sabatini è giusto che lo dica, perché fa il suo lavoro, lo sa far bene. Voglio vedere questo gatto maculato che sarà poi, perché io sono un esperto di animali e lo facciamo fare a lui. Lui è giusto che parli di mercato, è giusto che faccia le sue prove, le sue indagini, i suoi movimenti. Io sono dentro un'altra situazione, che è quella del campo, quella di riuscire a far funzionare poi tutti insieme questi ragazzi e questa squadra qui, ecco, perché poi sono loro che determinano il risultato, sicuramente sempre, però poi vanno fatti funzionare tutti insieme e diventa un'addizione importante, insomma, ecco. Rossomando, Teleradio Stereo. Salve mister, con questi giorni si è discusso tanto nelle grandi squadre su come colmare questo gap con la Juve, no? Che ha vinto il quinto scudetto consecutivo. Secondo lei alla Roma manca più un discorso tecnico, quindi migliorare per quanto riguarda nuovi acquisti, giocatori, o più un discorso di mentalità, una mentalità vincente come quella che ha comunque la Juventus? Mentalità è una bella parola, il carattere sono belle parole, vanno messe sopra la qualità dei calciatori, devono avere qualità tecnica, proprio spessore di gioco con la palla, e allo stesso tempo poi il carattere completa tutto. E noi sotto l'aspetto caratteriale qualche passo in avanti lo dobbiamo fare, però abbiamo riacquisito l'apporto di calciatori che possono dare tanto. E sta migliorando anche Castan, che Castan è un giocatore che se sta bene dentro gli allenamenti già ti fa avvertire di quello che ci vuole per andargli contro, e il livello di qualità caratteriale dentro l'allenamento sale per tutti, insomma. Strootman, secondo me, ha fatto molto bene Daniele De Rossi nell'ultima partita, ha fatto bene, e lui è uno che ha questa qualità qui. Pjanic, ritrovando poi la sua qualità, è un giocatore che le responsabilità se le prende e sa essere leader anche lui di un gruppo. Ne abbiamo bisogno più di uno, e questo forse è quello
che dobbiamo ancora migliorare quando si va a guardare loro, ecco. E poi il numero dei calciatori che hanno, tutti dello stesso livello, insomma, perché poi durante l'annata c'è bisogno di cambiare qualcosa. Allegri è stato bravissimo poi a cambiare anche schema tattico della loro squadra, ha giocato a 3, ha giocato a 4, sa cambiare dentro le partite, i suoi giocatori sanno mettere in pratica quello che lui chiede in un attimo. Secondo me ce ne sono tante squadre però da cui doversi guardare, confrontare. Ora noi si guarda la Juventus, il Napoli è un'altra squadra forte. Secondo me l'Inter e il Milan sono altre due squadre forti. Non è quella che ti arriva davanti e basta, si riparte queste squadre qui. Quando si dice ma noi siamo più forti di loro, quegli altri sono più forti di noi, queste 5 o 6 squadre qui sono tutte forti. Poi bisogna trovare la chiave per riuscire a far funzionare, a prendere il meglio dalla squadra, e chiunque di queste squadre qui può arrivarti davanti. Dipende da come lavori, da quello che è il clima che gli riesci a far ricevere o a far avere intorno. Dipende da una professionalità usata in maniera continuativa anche dopo le partite, durante gli allenamenti, come abbiamo detto, nel terzo tempo, negli allenamenti, anche nell'extra time, anche a casa, perché dipende da tante cose. E quando poi sono tutti coinvolti, come in questo momento qui la nostra squadra, che è una squadra bellissima in questo momento qui, allora poi ti ci sta di passare avanti a chiunque, ma non è detto che tu sia più o meno forte. È segno che stai facendo funzionare al massimo la tua squadra. Facciamo l'ultima, di Carlo, Rete Sport. Buongiorno. Io volevo chiedere su Florenzi, perché l'impressione che si ha da fuori è che spesso il ragazzo venga schierato più dove serve alla squadra rispetto a dove potrebbe rendere al meglio. Le chiedo se è una considerazione sbagliata, se questa sua disponibilità al sacrificio lo rende, ovviamente rispetto ai suoi compagni, un giocatore, una sorta di jolly, se sarà questa ancora la sua veste anche nel prossimo anno, se seduto a tavolino lei si immagina un ruolo definito per Florenzi nella prossima stagione. Io faccio così perché proprio non lo so dove è il suo ruolo migliore. Non lo so, tu mi puoi aiutare? Sì. Lui forse è meglio che sentano tutti. Più vicino alla porta, esterno alto, in un 4-2-3-1, la mia umilissima Perfetto. Opinione potrebbe forse rendere meglio. Può darsi. Però lì, in questo momento io, al posto di Esciarabi, ho di Salah. Sì, può darsi, è una posizione dove ci ha fatto vedere che sa stare, perché poi quando lo usi basso, sicuramente sotto l'aspetto difensivo non è un difensore vero e proprio, però costringe l'altro a far cose a cui non è abituato, perché quando lo attacca con quella qualità lì, se non fa bene il difensore l'altro e ti dà un contributo poi davanti, perché ti viene a sommare quello che fa Salah davanti o a dargli qualche numero in più a quello che fa Salah. Non è solo Salah, ma è Salah più Florenzi che ti arriva da quella parte lì. Poi è uno che può giocare da molte parti, secondo me è un merito, questo qui è una qualità, serve alla squadra. Un'altra cosa di cui ne va tenuto di conto, dove serve alla squadra, perché poi bisogna cercare di far quadrare quello che è il gioco di squadra, quella che è la forza della squadra, ecco. Allora se riesci a far essere più forte un 11 che non 11 singoli calciatori forti, si arriva un po' più in là.
e di strada ne abbiamo fatta, per cui tutto sommato i fatti dicono che tantissimo non abbiamo sbagliato. Poi però ci può essere anche di fare ancora meglio e ci guarderemo. Ma Florenzi veramente per me, non perché non è bravo in questo, non è bravo in quell'altro, per me per quello che sa fare bene qui, per quello che sa fare bene lì, per quello che sa fare bene di là, è uno da poter tenere in considerazione per tre ruoli, perché li sa fare in maniera eccellente tutti e tre. Grazie. Quali sono? Basso, alto e centrocampista. Va bene? Grazie.